Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Restart, ripartenza, ripresa, tutti i termini che stiamo attraversando con le imprese che sono state i nostri ospiti e ci hanno dato dei piccoli segnali, dei grandi segnali di ripresa e di ripartenza. Ma questa sera dedicheremo, grazie a un parterre di donne professioniste che sono qua con me, a tutti gli strumenti che possono essere utili agli imprenditori e ai manager che guidano queste imprese. Ma non sono da solo, eccomi qua, al mio fianco sempre Ilda. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri cari telespettatori che ci stanno seguendo in diretta al canale 810 di Sky e in streaming sul sito www.webtv.eu. Devo dire che i tuoi post su LinkedIn però hanno un grande successo. Funzionando. Un grande successo Ilda, un grande successo. Io non capisco, li faccio io niente, li fa Ilda, pam pam, 1000, 2000, 1500, ma non lo so, non lo so com'è. Grazie Maurizio. Prego, prego. Grazie. Ma non siamo soli, non siamo... Oggi abbiamo ospiti in studio due splendide donne, la dottoressa Giusy Biandelli, educatrice e consulente finanziaria. Buonasera a tutti. E la psicologa che è in diretta, eccoci, Agnese Scappini. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, che bella location che c'ha, dottoressa, che bello sfondo, che bel quadro, complimenti. Dove l'ha comprato, dottoressa? Il quadro? No, è mio. Ah, è suo? È mio. Lo vogliamo anche noi, lo vogliamo anche noi. Come si chiama questo quadro, dottoressa, che ha dipinto lei? Fiori d'autunno. Fiori d'autunno. Ma abbiamo appena passato le solstizio d'estate, invece siamo fiori d'autunno. Mi piacciono i colori un pochino più tenui dell'autunno, no? Adesso c'è sto sole accecante che... Che è anche troppo. Devi capire, esatto. Giusy, che la dottoressa... sta nel mare dell'Umbria, perché la pubblicità è il mare dell'Umbria, loro hanno il mare di colori dell'Umbria. Complimenti comunque, partile. Bellissima bellissimo, regione. Bellissimo, grazie. Bellissimo, complimenti dottoressa, perché è eclettica, grazie. Oltre che avere due o tre lauree, non me ne ricordo più quante ne ha, anche dal punto di vista artistica la dottoressa è sempre con noi e ci sostiene. Giusy, eccoci qua a parlare di quelli che sono gli strumenti che possono essere di aiuto per le imprese. Abbiamo navigato, ci manca ancora una puntata che andrà in onda mercoledì prossimo e abbiamo fatto un bellissimo cavalcata con le imprese, con Restart. Una tua idea, il nome Restart, mi ricordo, è stato un tuo titolo, un tuo progetto dal punto di vista del nome Restart oltre alla crisi di prestito italiano, attivo dal 2014 fino al 2018, pausa, adesso nella ripartenza hai detto va bene, ripartiamo con Restart, grazie Giusy per il sostegno, ma... gli strumenti, cosa ci può essere utile in questo periodo di ripartenza per le imprese e per gli imprenditori? Lato finanza, Giusy, lato soldino. Beh, gli strumenti adesso che stanno uscendo e comunque che vengono promossi e suggeriti, incentivati dai vari enti istituzionali che sono le regioni piuttosto che a livello centrale governativo sono molteplici. Diciamo che quelli più importanti, che sono anche quelli che hanno avuto molto successo in questo ultimo periodo, parlo ovviamente in primis la famosa garanzia pubblica del medio credito centrale, che ha avuto successo fin dall'anno scorso nella partenza del periodo, diciamo, più difficile dal punto di vista economico, quindi che è stato il driver di rilancio per poter sostenere le aziende, per poter concedere l'accesso al credito anche a quelle aziende che qualche tensione finanziaria, qualche problematica comunque la attutivano e la registravano dato il periodo. Quindi sicuramente il fatto che alla fine di maggio col decreto Sostegni Bis è stata prorogata questa possibilità, quindi la possibilità di accedere alla garanzia pubblica fino a fine anno, e questa è un'enorme opportunità sia per le aziende ma anche per il settore bancario che sostiene con l'erogazione del credito le aziende, quindi ha un impatto positivo sia per la parte azienda e l'impatto positivo sia per la parte bancaria e finanziaria, perché consente anche alle banche di andare a mitigare quelli che sono gli accantonamenti a patrimonio. Questo è fondamentale in un bilancio della banca, chiaramente dando la possibilità, una maggiore possibilità, un maggiore accesso alle aziende. Questo non significa che l'accesso alla garanzia sia sostitutivo della valutazione del merito di credito, oppure che la garanzia permetta di andare ad affidare aziende che non sono meritevoli. Significa semplicemente rafforzare quella che è l'operazione che un'azienda va a proporre alla propria banca, al proprio istituto bancario di riferimento, rafforzarla, perché la garanzia pubblica è una garanzia importante e forte, ma di per sé l'operazione
di richiesta di accesso al credito, quindi l'operazione di finalità, che sia liquidità o che sia investimento, deve essere sostenibile per l'azienda al di là della garanzia. Chiaramente il supporto, l'aiuto della garanzia pubblica è un supporto in più che aiuta le aziende, primo ad avere delle condizioni migliori a livello di pricing, quindi a livello di tassi, di condizioni, di spese dell'operazione. Il secondo aspetto appunto è l'impatto positivo anche nella valutazione dell'operazione, perché aiuta le banche a sostenere più aziende, perché sono meno gli accantonamenti che devono fare a bilancio. Grazie Giusy, ci sta dando delle parole che sono supporto alle imprese e rafforzare sostenibilità, e comunque rimane il merito di credito, cioè comunque la valutazione che l'azienda deve essere in condizione, in virtù del progetto che presenta, del proprio business, di sostenere la rata, perché in quella è la sostenibilità, e quindi essere meritevoli significa essere in grado di far fronte all'impegno assunto in questo momento. Ecco, allora rimbalziamo subito dalla dottoressa Scappini, eccola qua che appare con noi, sono circondato da donne questa sera, devo stare molto attento. Dottoressa, però il supporto che ha detto adesso Giusy, lei ha parlato Giusy dal punto di vista finanziario, ma l'aspetto psicologico di un imprenditore, di un manager in questo periodo, Giusy, che sono, come hai detto tu prima nel backstage, sono soli, soffrono di solitudine alcuni capi, c'è la solitudine del capo, del manager. C'è la solitudine del capo, dottoressa? C'è la solitudine del manager? C'è anche la solitudine, mi verrebbe da dire che c'è anche la solitudine del cambiamento. Siamo in un'epoca di cambiamento, quindi il capo sente maggiormente la solitudine perché i vecchi strumenti di comando, chiamiamoli così, oggi devono cambiare, devono mutare un pochino, no? Tutto ciò che stiamo facendo nel nostro ambito, io sono psicologa del lavoro appunto, ma anche con i contatti e le formazioni che costruiamo, sono per creare nuove modalità di interazione all'interno dell'azienda stessa. Perché come tutte le epoche di crisi, di grandi crisi, e che il loro hanno però la potenzialità della grande trasformazione, esigono una rivisitazione poi dei ruoli. Quindi il vecchio schema o la vecchia immagine di leadership deve essere rivista. Oggi sempre di più le aziende stanno volgendo lo sguardo alla sostenibilità relazionale, cioè la relazione sta diventando fondamentale perché è il cardine della qualità poi della produzione lavorativa. Cioè se io vivo in un buon contesto lavorativo e quindi lavoro in ottime relazioni, certamente la mia qualità di lavoro sarà migliore. Lo stesso vale per il capo che per il managing. Va bene, dottoressa, ma torneremo da te per qualche parola di più sul sostegno a questi imprenditori. Se ci sono qualche iniziativa, qualche corso che possono, quelli che si stanno ascoltando, che vogliono magari approcciarsi a essere così come coaching, giusto Giusy? Certo. Come coaching dal punto di vista anche personale. Ma torneremo da te presto, dottoressa. È interessante quello che dice sempre la dottoressa Scappini. Però torniamo da Giusy, che andiamo sulla concretezza adesso anche delle imprese. Abbiamo parlato della garanzia medio credito centrale, Giusy, poi... Poi la linea che è stata molto apprezzata, tant'è vero che è già stata chiusa anche al 2 di giugno, è stata tutta la linea che riguarda la Sabatini, la linea degli investimenti, che però sembrerebbe, dalle notizie che abbiamo letto sui giornali negli scorsi giorni, che ci possa essere pronto un emendamento al decreto Sostegni Bis per rifinanziarla questa Sabatini. Ricordiamola, quindi andare... chi non la conoscesse, la conoscono tutti, ma la Sabatini è un abbattimento dei tassi. Sabatini è la possibilità di abbattere il tasso di interesse pagato per un finanziamento fatto in termini di investimenti aziendali, quindi acquisto, macchinari, software, tutto quello che riguarda l'industria 4.0, con un abbattimento che può arrivare fino al 3,575. Da un 2,75 a un 3,575. Chiaramente con la possibilità di avere sempre in abbinamento la garanzia medio credito centrale, però è importante perché sugli investimenti industriali, piuttosto che investimenti anche in tecnologie informatiche, tutto quello che riguarda l'integrazione del digitale, è importante sia in termini di sicurezza, sia in termini di innovazione tecnologica e di risparmio energetico, e quindi in questo le nostre aziende stanno investendo molto, tant'è vero che il plafond della Sabatini è stato esaurito
anzi la notizia vuole che appunto è stato chiuso il 2 giugno, ma che le pratiche inserite comunque negli ultimi giorni, nell'ultima settimana di maggio, adesso le date precise non sono note, ma che comunque la parte di imprese che hanno prenotato negli ultimi giorni di apertura del portale, però non siano riusciti a prenotare i fondi, quindi non abbiano la copertura. Ora, le fasi sono queste: deve essere rifinanziata, quindi devono essere stanziate nuove risorse, si parla di 680 milioni, ma appunto deve uscire ancora l'emendamento che verrà ad implementare il decreto sostegni bis, e quindi le pratiche che sono state inserite, perché comunque hanno un protocollo e un ordine di registrazione fino al primo di giugno, potranno avere una corsia, diciamo, di precedenza sui fondi che vengono rifinanziati, che vengono inseriti per il rifinanziamento, e poi successivamente verrà riaperto il portale per l'inserimento di nuove richieste, di nuove pratiche. Però questo è davvero importante, perché comunque si tratta di poter usufruire di un'agevolazione in termini temporali di 5 anni, cioè un'operazione fino a 60 mesi. E appunto questo contributo in conto interessi che è davvero importante. Allora Giosi, non ti fermo, ma non ti faccio la domanda su Simest, perché invito chi ci sta seguendo di andare su YouTube. Assolutamente, a rivedere la puntata. A rivedere la puntata, certo. Per quanto riguardava Simest, che abbiamo fatto con un top manager, che abbiamo esploso tutto abbiamo ampiamente approfondito la tematica di Simest, quindi abbiamo già visto due bellissimi volani per le imprese, ma torneremo a Giosi, perché vogliamo parlare anche di protezione. Ma torno dalla psicologa, eccola qua, dottoressa. Voglio farti questa domanda, dottoressa. Ci sono dei corsi, io sono un manager, sono un imprenditore, c'è qualcosa che si sta muovendo nell'ambito così anche formativo, di coaching, come dicevamo prima, per un manager, anche a distanza, sono a Milano, tu sei a Perugia, potresti seguire, c'è qualcosa che si sta muovendo in questo senso? Allora, diciamo che la formazione ha avuto il suo boom, oggi siamo, se parliamo con i manager di formazione a volte non vogliono più neanche sentirne parlare. E per questo ci stiamo muovendo in maniera, da una parte tornando indietro, recuperare certi tipi di conoscenze che un po' abbiamo perso in quest'ultima epoca, proprio anche a livello aziendale. Dall'altra ci si muove per costruire dei percorsi di consapevolezza che siano poi ambivalenti e paralleli in un certo senso. Ciò a cui si punta è al benessere del manager, al benessere del management, al benessere dell'azienda. Il manager può contare su persone, più, ovviamente ci sono i coach, io sono una psicologa e questo faccio in qualità di psicologa, abbiamo due modalità un po' diverse. È però importante che un manager si possa affidare anche a personalità di questo genere in maniera individuale. Poi c'è il lavoro invece in gruppo, quindi quelle formazioni, ad esempio noi ne stiamo costruendo una insieme al professor Coccorese di SD a Bocconi e Diego Parassole, che è un formatore molto molto bravo, ex comico se lo ricordate, di Zelig. Stiamo costruendo una formazione che porti in realtà ad una consapevolezza tale che ci renda efficaci tutti gli ambiti di vita, perché oggi non è più separabile l'ambito privato e l'ambito pubblico o lavorativo, no? La persona può essere efficace, molto più efficace in maniera consapevole ovunque, soprattutto nell'ambito manager, insomma. L'azienda è la vita del manager. Insomma, no? Il nostro cervello non è a scomparti, che apro una porta, apro l'altra, non è proprio così. Non è quello proprio che così. Ho detto prima della relazione è quello a cui stiamo andando. La relazione sì, in senso socievole della, no, del rapporto all'interno dell'azienda, ma la relazione è in senso totale, cioè noi siamo esseri in relazione, i nostri ambiti di vita sono sempre in relazione. Quindi il benessere fisico del manager è certamente anche un suo comportamento all'interno dell'azienda. Grazie. Torniamo dopo da te, dottoressa. Grazie. E sono percorsi molto importanti, perché un giusto equilibrio di un manager è un giusto... Non è facile, assolutamente. Non è facile. Cioè, l'ingerenza della parte lavorativa nella vita privata è assolutamente pesante, soprattutto quando si parla di stress e quando si parla di... A proposito, esatto, di protezione e di manager... Un manager importante nello svolgimento del proprio ruolo potrebbe rischiare la casa piuttosto che i suoi risparmi?
è tutelato in qualche modo? Allora, chiaramente noi tutti, quando esercitiamo la nostra attività professionale, parlo soprattutto dei manager, dei dirigenti, dei liberi professionisti, gli avvocati, i medici, ormai questo aspetto lo abbiamo anche in altri ambiti affrontato, sicuramente noi abbiamo, in quel momento noi siamo responsabili di quello che facciamo e abbiamo delle responsabilità patrimoniali, quindi la risposta è sì, è chiaro che bisogna capire in che modo andare a mitigare questo rischio, quindi un manager, un dirigente, un direttore generale, un responsabile di un'area, di un ufficio, un responsabile finanziario, un procuratore, cioè tutti coloro che hanno anche, sono dotati anche di potere di rappresentanza in qualche modo, che in quel momento quando loro si relazionano non rappresentano la propria persona ma rappresentano l'azienda per la quale lavorano e svolgono un ruolo dirigenziale, di manager. Sicuramente si è responsabili anche con la parte patrimoniale, con la parte personale. Esistono le possibilità di mitigare questo rischio? Sì, esistono in due ambiti, cioè esistono nell'ambito aziendale, quindi l'azienda per alleggerire, per dare anche serenità ai propri capi, ai propri leader all'interno dell'azienda, possono comunque riflettere e pensare su delle coperture assicurative che vanno dalla D&O, la famosa polizza responsabilità amministratori, che in realtà è una traduzione distorta in italiano, però polizza responsabilità amministratori, quando non si parla solo di amministratori ma si parla anche di manager, si parla di tutti quelli che sono le figure che appunto, come ho detto prima, hanno la rappresentanza dell'azienda e quindi sono figure apicali che hanno delle responsabilità. E in questo ambito esiste la copertura D&O, Director and Officer, e quindi lì copre nello svolgimento della propria attività, e questo la tua azienda. Possibile coprire anche nell'ambito, ad esempio, di situazioni cause giuslavoriste, piuttosto che inadempimenti dal punto di vista fiscale, piuttosto che altre problematiche che possono riguardare, non so, la tutela dell'ambiente, quindi laddove ci sia un inadempimento di processi di tutela ambientale. Ma sono diverse le casistiche, cioè io ne ho citate tre, ma in realtà bisogna guardare poi il caso specifico dell'azienda per cui si fa questo tipo di copertura. Poi esistono invece le coperture, diciamo le tutele che un imprenditore, piuttosto che un manager, un libero professionista, può intraprendere in prima persona, cioè pensando alla protezione, alla pianificazione della protezione del proprio patrimonio, perché la finalità non è tanto semplicemente segregare il proprio patrimonio, ma la finalità è la protezione del proprio patrimonio e la protezione della propria famiglia, la protezione delle persone. Ma come viene fatta questa protezione, Giusy? Ne parli spesso? Che strumenti ci sono? Perché ne parli di protezione, ma... Gli strumenti è sempre attraverso una tipologia di contratto assicurativo. Si parla sempre di polizze assicurative, sono polizze nel ramo vita e quindi sono polizze che possono essere costruite in maniera personalizzata, cioè in virtù di quella che è la nostra esigenza, perché comunque a seconda di quelli che sono gli obiettivi, quindi la protezione della vita, allora parliamo solo della temporanea caso morte, perché allora andiamo a proteggere la famiglia in caso di premorienza del capofamiglia, che è, diciamo, il riferimento dal punto di vista reddituale, oppure polizze più strutturate che, all'interno delle quali io posso inserire i miei risparmi e attraverso appunto i requisiti del contratto della polizza vita proteggo il mio capitale, proteggo il mio patrimonio da quelli che potrebbero essere gli attacchi dall'esterno, gli attacchi di terzi. Ed è importante perché queste polizze hanno all'interno un motore finanziario, perché possono esserci polizze a capitale garantito, le cosiddette ramo primo, piuttosto che polizze invece di ramo terzo, che allora cominciano ad avere all'interno un motore finanziario un pochino più strutturato, oppure anche le polizze multiramo, che sono un insieme, un mix di questi due rami, ramo primo e ramo terzo. Insomma, sono soluzioni che vanno declinate nella specifica esigenza, nello specifico obiettivo, oserei dire, di pianificazione, di protezione della persona e della famiglia. Grazie Giusy, gli strumenti ci sono. Gli strumenti ci sono, Ilda, vedi, educazione finanziaria ad altissimo livello per le imprese e imprenditori. Ma torno subito dalla dottoressa, eccoci qua dottoressa, ma... Abbiamo parlato di protezione, la Giusy ci ha parlato di strumenti dal punto di vista proteggere l'imprenditore, la sua casa, i suoi beni, ma l'imprenditore come può proteggere
la sua persona, il suo io, benessere. Il suo benessere psicofisico in questo momento qui, per ripartire, per trovare delle piccole conferme, per automotivarsi. C'è un percorso, dottoressa, sto usando dei termini forse sbagliati, ma aiutami. No, sono assolutamente, i percorsi ci sono. Io quelli che ovviamente consiglio nel momento in cui ad esempio l'imprenditore prova un disagio, perché dobbiamo sempre immaginare l'imprenditore, il manager, una persona con dei meccanismi di difesa estremamente alti per il ruolo che ha, no? E quindi prima che si pone nella condizione di affidarsi, fatica un po'. E fa parte del suo meccanismo. Quindi più che la domanda può proteggersi, io mi viene da dire deve proteggersi. Quello, quando mi presento a personalità di questo tipo, è sempre a dire che io non sto lì a curare o a risolvere un problema o a curare un disagio, ma sto lì a promuovere un benessere. Tramite percorsi, appunto, come dicevo prima, di consapevolezza. Per percorsi di consapevolezza, che può essere un termine un po' inflazionato, si intende percorsi che permettono di conoscersi maggiormente, cioè di conoscere anche il proprio funzionamento, quando noi ci portiamo un po' oltre un limite. Oggi ovviamente l'imprenditore si identifica tremendamente nella propria azienda, soprattutto in quelle gestione familiare, e questa identificazione fa sì che la persona si desintonizzi moltissimo da se stesse. E è importante allora ritornare, a volte darsi degli spazi. Molte persone hanno una sensibilità, ad esempio anche oggi parlavamo sempre di formazioni che si stanno costruendo, questa dovrebbe partire da settembre, che abbia a che fare molto con la natura, un ritorno alla natura. La natura ovviamente ci permette di concentrarsi un po' in noi stessi. Quello che è importante tuttavia, appunto, nel deve proteggersi nel senso deve tutelare il proprio benessere, perché dal proprio benessere dipende quello degli altri, no? Quindi ci ha riportato su centrarsi sulla propria persona, la natura amica che ci riporta a rivivere i colori, le sensazioni, i profumi che ci riportano dentro noi stessi. Affermarsi. Io sono una promotrice del silenzio e della calma, nel senso, soprattutto in quest'epoca di grande cambiamento, dove sembra che ci prenda una frenesia, no? Dobbiamo fare, dobbiamo decidere, dobbiamo. Ecco, questo è il periodo della sospensione, io dico sempre, dove c'è una grandissima disponibilità di creazione, perché il nuovo nasce certamente nei periodi di grande crisi, quindi per poter fare il nuovo c'è però l'esigenza di una gestazione, cioè di un periodo di incubazione. Dobbiamo darci anche del tempo. Ha detto due cose importanti, meditare camminando, ma ci torneremo. Il tempo è tiranno, perché mancano 5 minuti alla fine. È volata la puntata a queste donne professioniste, però Giusy, poi torneremo a salutare la dottoressa prima di chiudere la puntata. Giusy, abbiamo parlato un volo d'aquila così veloce alcuni servizi, alcuni strumenti per l'impresa, alcuni strumenti per la protezione. Alcune cose che ci sono all'ordine del giorno. Regione Lombardia ha fatto qualcosa? C'è qualcosa? Sì, Regione Lombardia, sempre come strumenti, è il terzo focus che volevo fare per quanto riguarda sugli strumenti a disposizione delle aziende, ha stanziato 13 milioni a fondo perduto. Cosa significa fondo perduto? Sono a disposizione delle aziende che hanno sede legale o operativa in Lombardia e che vogliono avere un fondo perduto per abbattere gli interessi di un finanziamento stipulato con una banca. Cosa significa? Dal 1 gennaio in poi tutte le aziende che hanno stipulato un contratto di finanziamento con un intermediario finanziario potranno richiedere l'abbattimento nell'ordine del 3% in conto interessi per questo tipo di finanziamento, che sia per liquidità che per investimenti, in maniera tale da poter abbattere appunto gli oneri finanziari in termini di impatto di bilancio aziendale. Chiaramente ci sono dei limiti, perché il limite massimo è 150.000 euro di finanziamento nell'ordine di 10.000 euro massimo di oneri finanziari, ma c'è la possibilità a questo interno anche di abbattere un po' il costo nell'ordine massimo del 50% dell'eventuale garanzia del Cofidi, fino a un limite di 1.000 euro.
Però ecco, insomma, è un altro piccolo aiuto a fondo perduto di abbattimento degli oneri finanziari che fa sempre bene nel bilancio delle nostre aziende e che può aiutare appunto a recuperare quel costo del denaro che magari in questi periodi ci ha un po' appesantito, o comunque magari quelle linee, quelle forme di finanziamento che le aziende hanno fatto e che non rientravano né nella Sabatini né in altre linee agevolative. Ecco, Regione Lombardia ha stanziato questi 13 milioni da destinare al fondo perduto per il contributo interessi. Grazie Giusy, ma dove la possono trovare la Giusy? Su LinkedIn? Esatto. Su LinkedIn? Possono trovarci... Giuseppina però, Giuseppina Biondelli. Sì, perché il mio nome vero è Giuseppina. Abbiamo... uno scoop, uno abbiamo scoop, lanciato. Uno scoop. Dove possono trovare la dottoressa Scappini? Su LinkedIn, dove possiamo trovarla? Su LinkedIn. Tutte le mattine ci dà un LinkedIn piccolo... mi trovate... Ci sono le bricioline di psicologia tutte le mattine. 60 che... secondi di psicologia. C'è 60 secondi di psicologia che sta avendo un grande successo i suoi video, dottoressa. Mi trovate anche sugli altri social. Dice la Hilda, brevi e efficaci, brevi ed efficaci. Grazie. Va bene, la salutiamo, la ringraziamo, la dottoressa. Grazie. Ti chiudiamo la trasmissione, è nostra amica e sempre... La coinvolgeremo per quanto riguarda magari ad ottobre, nel mese dell'educazione finanziaria, Giusy, sul tema del passaggio generazionale. Sì, assolutamente, perché l'impatto... Magari una volta in presenza, magari qui, magari una volta... Magari in presenza, magari ecco, seduta appunto, qua magari. Noi, magari, vedremo di fare perché... Volentieri. Il qui presente sta lavorando per questo, ma ci devo lavorare, devo trovare un nuovo sponsor, un nuovo format, devo lavorare. Giusy... Un saluto agli imprenditori e per quanto riguarda la protezione, è importante proteggere, abbiamo un minuto, ho la frase per chiusura. Sicuramente dedicarsi tempo, come ha detto la dottoressa Scappini, aiuta e anche dedicare tempo alla protezione, alla pianificazione della patrimoniale di ognuno di noi aiuta anche ad alleggerirci dalle preoccupazioni, dalla responsabilità, del ruolo che ricopriamo. Quindi tutte quelle attività che possono aiutarci a stare meglio e a sentirci meno appesantiti, meno stressate, perché comunque nell'attività di ogni giorno, nell'esercizio della nostra professione, del nostro ruolo, c'è già molta responsabilità e molto stress. Quindi cerchiamo di svolgere, di togliere tutto quello che è possibile togliere e dedicare il tempo anche al silenzio, come ci ha suggerito in maniera abile la dottoressa. Quindi abbiamo fatto una puntata sugli strumenti per le imprese, dal punto di vista finanziario abbiamo fatto un volo d'angelo, ma noi ci staremo a vostra disposizione sui social, LinkedIn, Maurizio Poli, la Hilda c'è presente, la Giusy, la dottoressa, quindi il maggior modo per contattarci è LinkedIn, perché è rapido, ci sono i nostri riferimenti, numeri di telefono, mail, tutto lì, è un bellissimo strumento da utilizzare. Chiudo questa bellissima puntata con una frase del mio scrittore preferito, che è Paolo Coelho, che ci dà un senso sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista psicologico. Ma cosa sta dicendo? Sentiamo, Maurizio. Sentiamo questa frase per chiudere questa bellissima puntata, che dice: aspettare è doloroso, dimenticare è doloroso, ma non sapere quale decisione prendere è la peggiore delle sofferenze. Non sapere quale decisione prendere, sia nell'ambito personale sia nell'ambito aziendale. Hilda, chiudi tu. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 18:30. Una buona serata. Buona serata a tutti.